Buondì! Oggi voglio realizzare quello che mi ha chiesto di fare un iscritto sotto un video, di costruire questa bici qua. Siccome oggi è il mio ultimo giorno di quarantena e da domani io rincomincio a lavorare, quindi non ho più tempo, cercherò di farla oggi pomeriggio. Adesso è l'una, non ho ancora mangiato perché ho dovuto fare dei lavori questa mattina, quindi non mangerò per te. Sì, per te. Non mangerò, farò la bici, la farò il più fretta possibile con quello che ho in casa, perché non mi posso spostare, non ho così tante finanze da poterla fare bene, quindi la farò. Basta, partiamo da scegliere la bici. Per chi non lo sapesse, e non lo sapete, non resisto, ogni volta che vado in discarica e trovo una bici, la prendo. È una mania mia, come molte altre cose. Tutte scasse, alla fine non ne funziona una, ma ne sceglierò una per farla diventare epica. Allora, per la costruzione di questa bici io mi baserò semplicemente guardando quell'immagine lì. Non la vado a cercare neanche su internet e improvvisata la farò così com'è. Quindi vediamo. Prima cosa da fare per la selezione è prendere una calamita e prendere una bici che abbia il telaio in ferro, anche perché non ho la saldatrice per poter saldare l'alluminio e lo acciaio. Saluta! Devo fare una bici! C'è che da fare? Una bici! Se metto la panca per il letto, se metto a spostare un'altra bicicletta a buttare in giro di to. Le mie basti in giro di to. Ma l'hanno chiesto! Questa bici qua l'ho fatta in terza media. Questa calamita qua è fatta così perché io perdevo i chiodi in giardino e mio nonno li passava a prendere. Direi che è più che perfetta. Sei la prescelta. Partiamo da smontare tutte le cose che non servono. Ora arriva la parte in cui devo scegliere che cosa utilizzare per le prolunghe del telaio. E mi è venuto in mente che dovevo portare in discarica questo ferro qua che si può utilizzare per il telaio. Quindi farò il telaio con un cancello. Sì, dai, utilizzerò questo qua. Il problema è che adesso c'è la catena che è dentro. Quindi la vado a tagliare. Allora, così. Ottimo. Per delle riprese, tutto. Più o meno dovrebbe essere così. Sono fatto malissimo. Però io lo voglio fare più lunga di come l'ha fatta il tipo. Quindi la metterò qua. Sì, dai. A tagliare i pezzi. Saldare la canna sopra e in mezzo. C'è però da tener conto che questa deve essere la più dritta, perché è quella dove si attacca i pedali, quindi dopo mi andrà a toccare la catena ovunque. Il problema è che come faccio a sapere se è dritta? Non lo so. Che figata! Perfetto, è ferma. Ora c'è da mettere il quello. Adesso prendo questi avanzi di catena e li cercherò di unire in un'unica. Vi insegnerò come unirle senza usare le giunte per le catene, anche perché non ne ho, quindi, e poi non l'ho mai fatto, quindi io sto improvvisando. Allora prendiamo una maglietta e gli togliamo i perulini. Se avete uno smaglia catene è meglio, se no usate il flessibile. Poi con un piccolo perno. Ma vaffa. Vi rimarrà questo coso qua in mano. Ora prendete questo qua e questo qua. Spingercele dentro. E ora dargli due punti di saldatura. Ed ecco la vostra maglia. Ok, io ci ho saldato una staffa per metterci una sedia. Non gli taglio le gambe perché se serve la sedia ho sempre la sedia buona. Questa è l'idea più stupida che credo che mi sia venuta in mente. Cioè, sarà più facile che cada dalla sedia che dalla bici. Per lo sterzo mi è venuta in mente una cosa. Adesso foro il telaio
e poi ci pianto un perno con un manubrio. Ho incastrato il coso nel coso. Ora per lo sterzo utilizzerò questo cavo che sembra d'acciaio e lo collegherò lì al... là. Signori, sono felice di annunciarvi che sono riuscito a terminare la bicicletta e sono le ore 11. Sono stanchissimo, sono sporco, non ho pranzato, non ho cenato, adesso vado, la testo, se si rompe mi incazzo e basta, adesso proviamola. Non sono ancora salito sopra. Una cosa, ovviamente per non rendere le cose facili ha le gomme sgonfie, quindi però lì lo farò poi più avanti. Partire. Oddio! Non funziona! È che bisogna trovare l'equilibrio, non è facilissimo. Guarda. Ciao! Ora come sempre voglio far vedere a mio nonno quello che ho fatto. Guarda che cosa ho fatto! Guarda che cosa ho fatto! Guarda mio cavolo, in faccia, in faccia! Cosa vedi a questo lupo? Scusami! Ma dai! E niente, a mio nonno non gliene frega un cazzo e fine. Basta. Se ci tenevo a farvelo vedere da un po' più vicino, ecco. Test per ufficializzarla. Niente, ci vediamo al prossimo video.